Bonjour ragazzi, ultima mattina qui in questo paradiso, perché si parte dopo colazione, praticamente partiamo, abbiamo ancora un po' di tempo per fare la valigia e poi si parte. Questo non è una cosa bella, felice. No, stiamo ancora dormendo, ecco perché parliamo un po' così. Comunque no, non è una cosa felice il fatto che partiamo, però dovremmo davvero istituire questa tradizione e tornare ogni anno qui per il nostro anniversario, sarebbe molto carina come cosa. Sì, è vero. Quindi vediamo di farlo succedere. E ecco, ci siamo arrivati al ristorante per la colazione. Ragazzi, ci siamo, lei è la vice direttrice che avete visto anche ieri nel video, e qui abbiamo tutti i prodotti fichissimi. Did everybody have fun last night? Yes. It was amazing. So thank you so much for helping us, because once you launched the product, it went live everywhere in the world. So everybody was waiting for you guys to reveal the product. So it was probably one of the most exciting moments in my career. So thank you for helping us do that. So Odd asked me to just kind of spend a couple minutes talking about some things that you might be interested in. Innovation. Anyone interested to learn that? You know, people are always asking, you know, Julie, where do the ideas come from? How does the whole creative process work? So, at the way we work, and I'm sure maybe this happens with you, because, you know, you have to be storytellers. That's what you do, right? And you create stories. So, the way I create a story in my head, the way we create the story of a product, is it starts with the idea, and we come up with a concept. So let's talk about Bad Gal Lash, right? First of all, how many of you have tried it? Quanti di voi l'hanno provato? Do we have it? Do we hit Adesso. It? Do we nail it? Do we bang it? Yeah! Yeah. Okay, so we knew we needed, it all starts with innovation and the story behind the product. And the concept, as we said last night, was space and space technology. So we had these arrow particles, and everything about space became the whole ethos, the whole background of the creative story. I'm just going to borrow this. And then what we did, so we do the name, Tom and the coffee team and myself, we sit and work on names. I have the best, most fun meetings ever. We call our copy meeting Copy Powwow. It's a copy of the day. Copy meeting. It's a powwow. We're going to pow it out. So then we come up with the name Bad Gal Bang, and then we give it to our creative team, Anna, and her art team, who's our chief creative officer. So then her job is to come up with the design, the package that fits the name. So Hannah's idea, which I think she did a genius job, was to make this very futuristic space. Right, the space is out there, futuristic. Oh, wow, babe. Oh my God! Oh la la! Look at your two. Look at that. No, no, tranquilla. No, vabbè. You get me because she's touching Paul. She likes to like play with mascara, so sorry if she's taking her time. So can you explain something to her? Yeah. One of the reasons the formula is a little—it's wet—is so that there's play time. Okay. So it's really important. Every mascara is different. And this formula, the word I use is it's wetter. So it gives you play time to be able to really build. Appena detto che la formula è esattamente quello che piace a te, perché a te che piace giocare con il mascara per un po' di tempo, ha una formula che è più, esatto, non fa grumetti ed è umida, diciamo, quindi si fa lavorare bene, non si secca subito. Il brunch con Julie Bell è stato fantastico, a parte che lei è proprio una persona fantastica, e da quando sono stata a San Francisco con Benefit, che la adoro veramente, quando ci siamo conosciute è stato amore a prima vista. Comunque, e lei appunto è la vicepresidente di Benefit, quindi insomma lei è praticamente Benefit. Se Alessandra è Benefit in Italia per me, lei è proprio Benefit Julie. E ora sono tornata in camera, mi sono cambiata, un secondo, torno alla reception per fare le ultime foto. Nel frattempo invece Tomas se la sta spassando, adesso stava sulla sdraio, adesso invece è andato a farsi il bagno di nuovo. Io spero con tutto il cuore di riuscire a farmi un bagno prima di partire, perché in realtà poi devo montare il video che voglio caricare oggi,
In Italia per voi sono tipo le 6 di mattina, però spero di riuscire, appunto, con il fatto che c'è questa time difference, che c'è questo fuso orario, spero di riuscire in tempo a caricarlo comunque entro la serata. Mal che vada, ho pensato, lo carico proprio tipo dalla VIP, dalla business lounge lì ad Abu Dhabi, se il wifi è decente, perché da nella lounge di Emirates a Dubai era super super veloce, quindi se ad Abu Dhabi è lo stesso credo di riuscire a caricarlo da lì, altrimenti mal che vada, cioè se non riesco a caricarlo in camera, appunto, mal che vada cercherò dall'aeroporto, ma spero di riuscire già prima. Adesso ho chiamato la macchina, sto aspettando che mi venga a prendere e torno al, appunto, al bar a fare qualche foto. Dopodiché purtroppo dovremo anche preparare la valigia. Vedete che Tomas già l'ha fatto e la sua è pronta, è stato bravissimo. Le mie invece no, sono ancora qua ma devo ancora preparare tutto. Siamo pronti, abbiamo preparato le valigie, Tomas già l'ha già chiusa, io devo ancora chiudere, devo ancora mettere il computer. Purtroppo ho dovuto tirare fuori il cappotto e lo terrò nel bagaglio a mano, così non appena atterriamo ad Amsterdam posso subito tirarlo fuori, eccetera. E siamo per lasciare questo paradiso, però con l'idea di tornare qui ogni anno, quindi vediamo se riusciremo a farla questa cosa. Niente, stiamo aspettando che ci venga a prendere la macchinina, chiudo le valigie e si va. Preso tutto, ciao ciao cameretta, ce ne andiamo. Tomas è super geloso perché io ho preso la pasta, le orecchiette con il salmone, ragazzi, ci ho messo il formaggio, lo so che è una bestemmia, però mi piace. E Tomas mi sta guardando il piatto con molta molta invidia, perché lui deve seguire la dieta. Mamma mia, no, gli occhi azzurrissimi qua. Non è che devo seguire la dieta. Non devi seguire la dieta? Ho preso secondo e contorno. Sì. Cioè, ho preso pesce e un'insalata. E anche il salmone, però. Beh, dai. Sì, però. Però le orecchiette, che cioè sono tra l'altro tra le tue paste preferite. Sì. Lo so. Dai, al massimo dopo fai il contrario, fai prima secondo e dopo primo, perché no? Puoi fare quello che vuoi, sei alle Maldive. Quindi stiamo per pranzare e dopodiché andremo via. Stiamo aspettando Alessandra, Giulia e Andrea, che non so dove siano, penso debbano ancora arrivare comunque, perché avevano detto 2:30. Voglio solo dire come si dice quello che stiamo facendo adesso. Ah, come? We are prancing. Oh, prancing? Yes, for me, thank you. Abbiamo salutato Giulia e Andrea. Che tristezza, però ci siamo ripromessi di rivederci. Quindi sarebbe davvero bello organizzare e tornare qua tutti insieme alle Maldive, o se non altro a Milano almeno vederci, anche se loro adesso saranno a Los Angeles per un bel po' di tempo. Comunque, stiamo aspettando il buggy, abbiamo finito di pranzare. Ale di Benefit viene con noi in aereo, quindi partiremo con lei. Abbiamo tra 7-8 minuti dovrebbe partire il nostro aereo, quello piccolino dall'isola, e poi appunto sempre solita storia, piccolo aereo fino a Malé, da Malé primo volo, questa volta invece facciamo scalo da Abu Dhabi e poi abbiamo Abu Dhabi, Amsterdam e poi restiamo lì per il weekend e domenica sera facciamo appunto Amsterdam, Venezia, Sig. Mi dispiace lasciare questo paradiso, ma ci siamo ripromessi di tornare presto, vero Pupetto? Sì, Tomas è ancora in outlet vacanziero. No, non è più vacanza perché ho già la tuta. Ah, è vero, ma non la stavo filmando, se non lo dicevi, però guarda l'infradito. Dai. Sì. Ciao, Kura Walhi. Sai che c'è l'accento? Kura Walhi. Ciao, Kura. Tomas si sta rifiutando di andarsene, infatti è ancora in tenuta vacanziera. No, già ti ho spiegato che i tuoi capelli non vanno bene. Ok, ciao, arrivederci. Ciao, tu resti qua? Ok, ciao ciao, ciao Pupetto. Vengo a recuperarti il prossimo anno. Vuoi andare con l'aereo? A me lo dici? Andrei in barca io, guarda. No, neanche in barca a questo punto, visto che ho paura anche della barca io, cioè. Non c'è un treno? No. No. Ah. Andiamo, tra un po' dovrebbe arrivare l'aereo e saliamo da qua. Vuoi un maxi bon? Ma scusami, il tuo dietologo? Cosa direbbe il tuo dietologo? Dice, ormai non lo vedo. Ecco, vedi? Vedi? Com'è la situation? Questo patatone, patatoso. Ciao. Oddio, guarda quanti pesciolini.
Ciao acqua meravigliosa, ci vedremo presto, sicuro, sicuro. Let's go. Ciao Maldive, ciao isoletta. Guardate sto patatone qua. Sei comodo? Sei comodo? Ah ok. Sembri già Miroquei. Sai che avevo i capelli? Ragazzi, ci siamo imbarcati nel volo da Malé ad Abu Dhabi. Qui c'è anche Benefit. Sai che ormai ti chiamo Benefit? Alessandra. Alessandra, vuoi dire anche il tuo account Instagram? Ah, sì. Mi trovate su Instagram come Seng Seng, quindi S-E-N-G, trattino basso Seng. Ho un sacco di fiori in testa. Seguitela! Non potete sbagliare. Cin. Oh, con la salvietta. Cin. Non si stacca. Qui c'è Pupetto. Finalmente siamo vicinissimi. In questo business è bello perché di solito sei tipo, hai un separé, invece qua siamo proprio vicini. Questa è la prima volta che voliamo con Etihad. Mi pare che qua sia un alto livello, eh. Ah sì? Mi pare più di Emirates? Mi pare di più di Emirates. Effettivamente è molto bello. Male, è molto carino. Veramente lusso, le cinture rivestite di pelle. Ah sì, sì, è vero. È vero. Sarà, è lusso, qua dentro. Sì. Sarà un po' anni 70, però. È un po' anni 70. Guardate, abbiamo anche i quadri. Vero, vero. Guardate i cuscini. I cuscini sono molto morbidi. Sono molto morbidi, ma molto anni 70. Magari va super di moda adesso, quindi sono del 2018 in realtà. Esatto. E adesso sfoglieremo il menù. E in realtà poi mi devo mettere subito al montaggio del video. Ma sfoglieremo per mangiare cosa? Dinner? Non so nemmeno che ora sia, quindi non. Cioè mi aspettavo che fosse. Come sia che sono le 8 di sera. Cioè. Infatti sono le 8 di sera. Io pensavo fosse ci fosse ancora il sole, avevo gli occhiali, vedi te. Allora. È vero. E guardiamo qua. Cosa c'è? Ah, non. Copertina trapuntata. Copertina trapuntata? Oh là là. Ma sai che ho sentito che tipo non le lavano né niente, le solo reimpacchettano? Ti giuro. Faccia sconvolta. Non la userà. Non so che cosa sia, credo sia cena. Perché abbiamo antipasto, piatto principale e dessert. Sì, semplicemente carne. Vedi. Però vedi che io non mangio niente. Beh, tu sì, la caprese, mozzarella, pomodorini, ciliegina e olio al pesto. Sì. E poi c'è filetto di tonno, pollo o lasagna vegetariana. A me non piace niente. Benissimo. Sì, forse il risotto con il tonno. Io prenderò questo. Tu prendi la caprese salad. Caprese e poi? E poi vuoi pollo, vuoi piuttosto pesce o vuoi, se no c'è la lasagna che noi lo chiamiamo pasticcio, la lasagna di verdure. Sì, ma quello non mi sembra. Non. Io voglio mangiare, preferisco la nostra, la lasagna. E vabbè, quello questo è poco ma sicuro. Ok, allora mangiare qualcosa di qua. Puoi assaggiare il filetto di tonno con risotto, sauté di spinaci e tomato con cas, che non so cosa sia. Stiamo per decollare. Tomas come al solito se ne frega niente, lui del decollo, è tutto tranquillo, guarda il film, tra un po' si appisola, un po' di ninna nanna, un po' guardiamo il film, stiamo scegliendo. E io invece me la faccio sotto. E siccome l'aereo ha iniziato a muoversi, è passato tutto l'entusiasmo, champagne, area di festa e sta iniziando l'ansia. Speriamo di arrivare vivi. È sempre, cioè, penso sempre alle stesse stupidaggini. Arriverò viva, so che è assurdo, però ci penso davvero, non è normale sta cosa. Comunque, sopravviveremo anche a questo volo. E lì davanti c'è il first class, se riesco vi faccio vedere qualcosa. Tipo un biglietto credo costi tipo 5.000 euro a persona, una roba del genere. Guardate qua. Ci sono le cabine. Vedete, queste sono le cabine. Qui non credo ci sia nessuno. Forse sì, ma le chiudono dopo una volta che siamo decollati. E poi praticamente queste si chiudono e all'interno voi avete la vostra tipo piccola stanzetta. Sono molto carine, però un po' claustrofobiche secondo me. Perché sono queste cabine super piccoline, tutti chiudi. Certo che hai privacy, hai la privacy al massimo perché ovviamente nessuno ti vede, sei tranquillo, puoi dormire, però cavolo,
di sentire un po' claustrofobica là, l'ho proprio detto, sono così piccoline. Comunque stiamo per decollare a Abu Dhabi, arriviamo, tra l'altro sarà la nostra prima volta ad Abu Dhabi, non vedremo niente se non l'aeroporto, però prima volta. Sono al montaggio, mi sono messa subito al montaggio del vlog di ieri, così spero di riuscire a caricarlo non appena atterriamo ad Abu Dhabi, perché abbiamo un paio d'ore. Nel frattempo hanno portato la pappa agli altri, tra un po' la porteranno anche a me, dovrò togliere il computer, e adesso sto anche cercando di connettermi al wifi così riesco a postare anche una foto dal cellulare. E sì, questa è la situation. Vuol dire che è molto bello il servizio qui. Forse è meglio che io metta via il computer per un attimo. Sì, decisamente. Ecco, è arrivata anche la mia pappa. Allora, ci sono questi cosi che d'argento molto belli. Ci sono due pezzettini di pane, piccole pagnottelle, e poi questo è il filetto di tonno, spinaci che io non mangio, questo non mi ricordo più che cosa fosse, e questo dovrebbe essere pomodoro, sale e pepe, e qui c'è il burro, notare l'etichetta burro, e sotto c'è il burro, no, non mette a fuoco, ok, adesso sì, butter, ok, e coca light. E per dessert mi hanno portato una pallina di gelato alla fragola con un crostino, penso. Deve essere buono. Sembra buono davvero questo gelato alla fragola. Di solito se non hanno un colore scurissimo non hanno coloranti e sono un po' più naturali. E nel frattempo sto per caricare questa foto su Instagram. La trovo stupenda. Ragazzi, voi non potete capire, vero? Sta tremando in un modo assurdo. E qui Ali sta dormendo, Tomi sta dormendo, stanno dormendo tutti. Io invece sono al montaggio del video, sono terrorizzata, non riesco. Mi sto ripetendo da sola, tranquilla Nicole, tranquilla Nicole. E hanno detto all'altoparlante che anche i membri dell'equipaggio devono stare seduti per motivi di sicurezza. E io, cioè posso fare, io per fortuna non so che cosa sia un attacco di panico, un attacco d'ansia, non li ho mai avuti, però vi giuro che se non mi viene in questi momenti non mi viene mai più, proprio perché sto proprio male, sto proprio male psicologicamente e fisicamente, perché mi sta facendo male anche lo stomaco, ma non per il mal d'aria, per l'ansia. Non ce la posso fare, ragazzi, mi dispiace disturbare gli altri, io però non posso andare avanti così, davvero non posso andare avanti così, non ce la posso fare. Mamma mia, non so se vi rendete conto di quanto sto tremando sotto. Mi sono detta tiro fuori la videocamera, perché almeno mi fate accompagnare a voi, perché qui stanno dormendo tutti, non voglio svegliare, io sto malissimo. La turbolenza così non l'avevo mai vista. Ragazzi, sarò scema io, nessuna paura, solo io. Vabbè, spengo la luce perché non voglio disturbare gli altri. Ci vediamo dopo. Ragazzi, stiamo finalmente per atterrare ad Abu Dhabi. Non potete capire come è continuata la situation. Praticamente, perché si traballa così? No? Non c'è un perché. No. E alla fine ho dovuto... Tutti dormivano, io ero completamente da sola, al buio, panico totale, stavo veramente per avere un attacco d'ansia, ero tipo in iperventilazione e ho cominciato a chiamare da hostess, una, due, tre, quattro volte non arrivava, e dopo la quarta volta è arrivata e chiedendomi se ci fosse un'emergenza ho detto guarda, sto per prendermi un attacco di panico, ti prego aiutami, e poi si è seduta dietro di me perché anche loro dell'equipaggio erano talmente forti le turbulenze che dovevano star seduti anche loro, quindi si è seduta qui dietro perché è libero, si è messa la cintura e mi ha fatto compagnia, è stata veramente dolcissima perché mi ha fatto parlare un sacco, mi ha fatto chiacchierare, e fino a quando il pilota ha detto che le turbulenze stavano per finire, che l'equipaggio poteva
voleva alzarsi, e quindi mi ha detto guarda tranquilla perché adesso stanno passando, quindi respira, non ti preoccupare perché comunque le turbolenze non fanno nulla, è solo aria, non può succedere niente, stai tranquilla. Mi è stata molto d'aiuto, ogni tanto poi sono tornata a lavorare sul computer, ma ogni tanto lei mi ha detto comunque tu lavora, non ti preoccupare, io sto qua dietro di te. Quindi ogni tanto mi giravo verso di lei per guardare se c'era ancora, mi diceva così, no, dolcissima, dolcissima davvero. Adesso stiamo atterrando, siamo proprio nel momento in cui portano a terra, e adesso però la frenata che detesto. Notare Tomas, no, notare te che è tranquillo, dormito circa 3 ore e mezza. Tomas, io neanche un minuto, quindi se mi presto ricordato che patatone, mi sono allungato il letto un po' bene. Ah sì, no, ti sei sdraiato per bene, sì, perché sì. Qui detto, ci sono, il sedile praticamente diventa totalmente verticale ed è bello lungo, diventa proprio un letto, praticamente si dorme tranquillamente. Siamo finalmente sull'aereo per Amsterdam, è bellissimo sentire parlare olandese. Ci hanno offerto un pezzetto di formaggio Gouda con la bandierina dell'Olanda. Mi sento sempre a casa quando sento parlare olandese, adesso che sono andata ad Amsterdam. Adesso ci hanno portato, ah, tra l'altro, figata, ci hanno dato anche il beauty case, che ne parlavamo anche prima. Una volta davano sempre il beauty case di tutte le compagnie aeree, invece tipo adesso Emirates e Etihad, con cui siamo stati in quest'ultima settimana, non li danno più. Invece KLM sì, ti dà anche un bellissimo beauty case. Vediamo insieme che cosa c'è dentro. Direi, devo dire che è molto molto carino. Oh wow, è tipo una pochettina, la puoi portare così, ma che carino. Ah, però all'interno non c'è granché. Thank you. Ah, ci sono solo, ok, calzini, mascherina per gli occhi, poi questi sono i tappi per l'orecchio, vediamo un po'. E poi, ah beh, almeno questo c'è. C'è lo spazzolino, il dentifricio e un Chap Ice Original Lip Balm. Quindi è un balsamo labbra. Che carini! Finalmente un beauty case con il balsamo labbra, perché l'ho dimenticato nella valigia che ho in stiva, quindi sono molto contenta di averlo, perché questo volo dura 6 ore e mezza. Quindi ci vuole. Ottimo, e anche lo spazzolino. Nell'altro volo volevo levarmi i denti, ma non c'erano purtroppo spazzolini. Molto molto carino, devo dire. Bellissima pochette. Questo è quanto per la giornata di oggi, ragazzi. Adesso sto per mettermi un film, cioè Annabelle, giusto per stare leggeri, giusto per non aver paura dell'aereo, guardare Annabelle, però è l'unico film decente. E niente, poi avremo altre 6 ore e domani mattina arriveremo ad Amsterdam, quindi appunto passeremo la notte qui in aereo, e così la nostra giornata si finisce adesso qua in aereo. Quindi vi do la buonanotte, vi mando un bacio grandissimo e noi ci vediamo domani. Un bacio, ciao!